Saltato il fosso della sfiducia, sul tavolo del presidente Toma ci sono tre richieste da esaudire nei prossimi giorni per tenere fede a quanto pattuito con la maggioranza. Primo dossier, fuori Marone, Lega ed Esterno dalla Giunta. Dentro l'eletta Aida Romagnolo. Secondo dossier, la posizione di Forza Italia sovradimensionata e azzurri dovrebbero perdere un assessorato che andrebbe a uno trapallante umicone. E siamo al terzo fascicolo. Chi siederà sulla poltrona di presidente del Consiglio dopo il giro di boa, Micone o più presumibilmente Pallante, con Micone assessore e Di Baggio, il sacrificato di Forza Italia, sottosegretario, e ancora deleghe ad hoc per alcuni consiglieri regionali che dicono vogliamo lavorare. E Iorio, la sua astensione ha sorpreso anche il bookmaker più esperto. Non avrei mai votato la fiducia a questo governo e a questa maggioranza. Ma non ho detto che avrei votato la mozione delle opposizioni, ma perché ritengo, per me era difficile votare la sfiducia ad un governo di centrodestra. Il mio è stato un appello alla ragionevolezza, al cambiamento totale, perché ho bocciato la politica realizzata in questi due anni in toto, sia dal punto di vista politico che amministrativo, e anche le scelte sulle dirigenze che sono state fatte in questo periodo. Un'astensione che ha mandato in fibrillazione la base e che cela un accordo con il presidente Toma che potrebbe coinvolgere l'ex governatore su temi scottanti come ad esempio quello della sanità. Ma io sulla sanità posso contribuire, non ho bisogno di deleghe o di posti in giunta, davvero. Posso dare dei suggerimenti che poi ognuno vaglierà nell'ambito delle scelte che si dovranno fare, ma in tutte le direzioni, sia nelle infrastrutture, sia nella sanità, sia anche nell'affrontare la crisi post-Covid di cui nessuno parla in questa regione. Mentre Conte annuncia il rifinanziamento di opere, lo sblocco dei cantieri, nel Molise non si sblocca nemmeno una cunetta. Trovare la quadra per Toma non sarà facile, anche se in politica tutto cambia velocemente. Toma, dopo ieri, è più forte o è debole? Molto dipende da come l'ha interpretato. Ieri, per la prima volta nella storia di questa regione, ho visto una maggioranza che è stata molto più dura delle opposizioni sulla critica a Toma e al suo governo. Al di là di alcune frasi, di qualche pacca sulle spalle o di qualche sorriso stentato, la maggioranza è stata dura. Tutti gli interventi di maggioranza sono stati critici. Beh, io credo che questo dovrebbe far riflettere.